Ve l'avevo detto? Sì? Ve l'avevo detto per caso qualche settimana fa che i Lakers sarebbero stata la squadra messa peggio in questo momento specifico della stagione? Direi di sì. Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Oggi si parla di Lakers, ma estendiamo il discorso al discorso play-in, perché il tanto bistrattato modello messo in piedi da Adam Silver in realtà sta creando notevoli sorprese in questa parte di stagione, perché anche squadre che al momento non avrebbero niente da chiedere in un contesto normale senza play-in, ora giocano partite alla morte, vedasi Lakers-Raptors di questa notte. Ma andiamo con ordine perché vorrei fare un discorso un po' più ampio sulle situazioni a est e ovest per quanto riguarda la corsa ai playoff e ai play-in. Quindi se siete pronti, partiamo! Eccoci qui ragazzi, partiamo dalla Eastern Conference, dalla situazione legata a playoff e play-in nella Eastern Conference. Vi metto in grafica l'attuale classifica. Vedete cerchiate in verde le squadre che si stanno giocando i tre posti. Sono quattro squadre per tre posti di accesso diretto ai playoff, quelle in rosso invece che si stanno giocando gli ultimi tre posti per l'accesso ai play-in. Allora, partiamo dal riquadro verde, in particolar modo da Knicks e Atlanta Hawks. Vi metto in sovraimpressione i calendari perché sono le squadre che hanno i calendari un po' più semplici. Per quanto riguarda i Knicks, affronteranno i Rockets, che stanno tankando clamorosamente, i Memphis Grizzlies, che in realtà hanno già il posto assicurato più o meno all'interno dei play-in della Western Conference, poi hanno Nuggets, Suns e Clippers, che sono tre squadre che hanno già praticamente l'accesso ai play-off garantito e quindi può essere che facciano riposare qualcuno, poi i Lakers, gara vera, poi Spurs, che saranno già probabilmente sicuri dei play-in a ovest, Hornets e Celtics quando probabilmente i giochi saranno già fatti. Quindi il calendario dei Knicks è agevole, lo è anche quello degli Atlanta Hawks, perché se andiamo a vedere il calendario degli Atlanta Hawks ha i Portland Trail Blazers subito, e questa sarà partita vera perché Portland è in striscia da 4 vittorie, soprattutto ha nel mirino proprio i Lakers per il sesto posto. Ci sono poi Phoenix Suns, gli Indiana Pacers subito, la doppia sfida con Washington, che si sta giocando di fatto il decimo posto e quindi l'accesso ai play-in da mina vagante in questo momento, ma nelle ultime due giornate ha Orlando Magic e Houston Rockets, ovvero due squadre che sicuramente giocheranno a perdere e ovviamente perderanno. Quindi tra le quattro squadre cerchiate in verde, Miami, New York e Atlanta sono le due che hanno il calendario migliore. Andiamo quindi a vedere chi secondo me si giocherà il sesto e settimo posto, ovvero due squadre che a inizio anno dovevano stare lì in alto e che in realtà sono relegate a lottare col coltello tra i denti per entrare in questi playoff. Miami Heat e Boston Celtics sono le due squadre che al momento hanno si contendono sesto e settimo posto. Vi metto in sovraimpressione i calendari delle due squadre, perché in realtà la situazione non è così rosea e soprattutto 9 maggio e 12 maggio, in non back to back ma comunque in due partite consecutive, la doppia sfida proprio tra Boston e Miami, entrambe le partite al TD Garden di Boston. Miami che però è decisamente più in forma dei Celtics in questo momento, Celtics che nella notte hanno perso probabilmente Jaylen Brown non si sa per quanto in uno scontro fortuito con Jason Tatum, in uno scontro in cui hanno rischiato di farsi male entrambi nello stesso momento. Stagione maledetta dei Celtics che però, ragazzi, possono comunque cercare di approdare i playoff da sesti. Tutto passa per le due partite contro i Miami Heat del 9 maggio e del 12 maggio. I calendari comunque non sono per niente semplici, perché Miami adesso ha Dallas che è in lotta per il sesto posto, quinto sesto posto ad ovest. Minnesota è in forma, comunque da fastidio, dovrebbe perdere ma non ce la fa. E poi ha Detroit, Philadelphia e Milwaukee. Per quanto riguarda i Boston Celtics ci sono gli Orlando Magic che tankano, anche qui Minnesota, Chicago Bulls, bisogna anche lì capire quanto i Bulls ci credano da qui in avanti,
e poi Cleveland e i New York Knicks all'ultima giornata, che probabilmente con i playoff già raggiunti potrebbero lasciare qualcosa sul campo. Quindi per quanto riguarda sesto, settimo posto ad est, secondo me se la giocheranno Miami e Boston Celtics. Le partite chiave sono il 9 maggio e il 12 maggio al TD Garden, nello scontro diretto tra le due. Passiamo ora nel riquadro sotto quello rosso, perché le ho cerchiate tutte e cinque. In realtà credo che a contendersi l'ultimo posto, anzi gli ultimi tre posti l'accesso ai play-in siano gli Charlotte Hornets, che secondo me adesso con il rientro di LaMelo e il rientro prossimo di Hayward dovrebbero riuscire ad arrivare tranquillamente, insomma abbastanza tranquillamente ai play-in, ma saranno Indiana Pacers e Washington Wizards insieme ai Toronto Raptors a giocarsi due degli ultimi tre posti. Gli Indiana Pacers sono in netta risalita, hanno recuperato tutti tranne TJ Warren per quanto riguarda il roster completo. Gli Washington Wizards sono lanciatissimi, i Raptors sono un pelino dietro, ma abbiamo visto che contro i Lakers questa notte hanno giocato una gran partita e comunque non muoiono mai. Never underestimate the art of a champion, si dice spesso. In ogni caso, nel calendario di queste tre squadre che vi metto in sovraimpressione, tanti tanti scontri diretti, perché domani si parte con Washington-Indiana a Washington. Il 9 maggio ci sarà Indiana-Washington a Indianapolis e nell'ultima giornata, il 16 maggio, in teoria, ci sarebbe il recupero di una partita saltata durante la stagione regolare proprio tra Raptors e Pacers. Per quanto riguarda invece Washington, giocherà contro i Pacers due volte, giocherà contro i Raptors il 7 di maggio. Per quanto riguarda invece i Raptors, ovviamente gli incroci sono sempre quelli, ci sono gli scontri diretti sia con Indiana che con Washington. Quindi queste tre squadre si giocheranno probabilmente due posti, gli Hornets sono un minimo fuori dal discorso, anche perché non hanno scontri diretti se non quello con Washington da recuperare. Verrà recuperato però a fine stagione, probabilmente le gerarchie saranno già definite, quindi per quanto riguarda la lotta ai play-in della Eastern Conference, oltre ai Boston Celtics, che vedo attualmente come settima ad est, ci saranno Hornets, secondo me Pacers e Washington, con Toronto che rimarrà fuori. Ma passiamo ora alla Western Conference, perché il motivo del video è lì nella copertina ed è la situazione dei Los Angeles Lakers, perché la situazione è realmente precipitata. Bisognava intuire che ci fosse qualcosa di poco chiaro all'interno delle gerarchie, dello spogliatoio, delle dinamiche, perché ragazzi, ci sono un sacco di segnali che fanno prendere l'ago della bilancia più verso una stagione di tipo fallimentare che una stagione di successo. I Lakers, dopo gli infortuni di Anthony Davis e LeBron James, sono andati in seria difficoltà, hanno dimostrato di non avere un cast di supporto di altissimo livello. In più, l'unico giocatore che sembra poter dare la scossa, ovvero Dennis Schröder, ha già detto di aver rifiutato l'estensione contrattuale che gli è stata proposta dai Lakers per i prossimi 4 anni, che esplorerà la free agency. Gli altri due nomi, quelli di Marc Gasol e di Montrezl Harrell, ovvero alla fine i tre giocatori che erano stati presi per migliorare a livello di qualità qualitativo il roster dei Lakers campioni, sono stati tutti sulla bocca degli insider NBA per quanto riguarda ipotesi di scambio. Marc Gasol si è lamentato pubblicamente, Montrezl Harrell con qualche tweet ha fatto intuire che le cose non fossero proprio rose e fiori all'interno dello spogliatoio. A questo aggiungiamo un calendario realmente complicato per i Los Angeles Lakers, il più difficile per quanto riguarda la triade cerchiata in verde, quella tra Mavs, Trailblazers e Lakers. I calendari ve li metto tutti e tre in sovraimpressione, perché partiamo dai Dallas Mavs. I Dallas Mavs hanno i Miami Heat subito, partita tosta, poi Brooklyn Nets, altra partita tosta, ma poi hanno un back-to-back contro i Cleveland Cavs, hanno i Memphis Grizzlies che al 12 di maggio dovrebbero già avere il posto garantito ai play-in,
Hanno poi i Pelicans, che probabilmente il 13 di maggio saranno già fuori invece dal discorso play-in, e poi i Toronto Raptors, che a fine stagione molto probabilmente sapranno già se sono dentro o fuori anche loro dai play-in. C'è poi il recupero con Minnesota, che lascio fuori dalla discussione. Andiamo a vedere i Portland Trail Blazers, perché anche i Trail Blazers hanno un calendario più agevole rispetto ai Lakers. Incontrano gli Atlanta Hawks, partita vera, poi i Cleveland Cavs, poi c'è lo scontro diretto, e quello sì sarà importantissimo, dell'8 maggio, proprio contro i Los Angeles Lakers. Ci sono poi i San Antonio Spurs, che probabilmente avranno già il posto ai play-in, i Rockets, che tankano, gli Utah Jazz, che per carità si stanno giocando la leadership nella Western Conference, ma se ci sarà da far riposare qualcuno, si farà riposare qualcuno. Stesso discorso per Suns e Nuggets nelle ultime tre partite. Se andiamo a vedere invece il calendario dei Los Angeles Lakers, ragazzi, c'è veramente da mettersi le mani nei capelli, perché abbiamo Lakers-Nuggets subito, abbiamo Lakers-Clippers subito, e saranno due partite vere, soprattutto il derby di Los Angeles, perché lo è sempre. C'è poi lo scontro diretto con Portland, c'è un'altra partita tosta con Phoenix, incontrarle subito è peggio che incontrarle più tardi nel corso della stagione, perché magari a due partite dalla fine Phoenix potrebbe già avere il primo posto e far riposare, che so io, Chris Paul. Se le incontri subito probabilmente giocheranno al massimo livello possibile. Ci sono poi i New York Knicks in lotta per i playoff ad est, gli Houston Rockets, partita abbastanza semplice, e poi gli Indiana Pacers, che sono lì in lotta per i play-in. L'ultima giornata i Pelicans, che saranno già fuori probabilmente, ma guardando i tre calendari, sicuramente Dallas agevolata con la doppia sfida a Cleveland, e Portland secondo me messa meglio perché incontra le squadre più forti sul finale di stagione e non all'inizio come i Lakers. I Lakers quindi rischiano, come detto ci sono tanti segnali che fanno pensare ai Lakers come la peggiore all'interno di queste tre squadre, non ultime le dichiarazioni di LeBron James, che strano sentirle dire da lui, ma ha detto chiaramente che non tornerà più quello di prima dell'infortunio, che questo infortunio lo ha segnato, che fisicamente non è più come prima. E ragazzi, se anche LeBron James arriva a dire questo, vuol dire che probabilmente ai Lakers, oltre a esserci qualcosa che non va a livello spogliatoio, si sono veramente incrinate certe dinamiche che a inizio anno sembravano oliate e andare via a filare lisce come l'olio. Allora, la situazione è questa. Per quanto riguarda la Western Conference, avevo cerchiato in rosso anche San Antonio e i Pelicans. L'ho fatto semplicemente perché i Pelicans sono in striscia di due vittorie e San Antonio in striscia di tre sconfitte, ma se andiamo a analizzare le sconfitte di San Antonio sono tutte punto a punto contro squadre lanciate, quindi io credo che alla fine, per quanto riguarda la lotta al quinto, sesto e settimo posto, benché tutto viri contro i Los Angeles Lakers, io credo che alla fine sarà Portland a giocarsi i play-in. Per quanto riguarda le altre squadre, Memphis, Golden State e San Antonio Spurs a giocarsi in 4 i due posti mancanti per quanto riguarda i playoff a ovest. E occhio, perché Phoenix Suns e Utah Jazz non le vedo come squadre pronte o comunque squadre da playoff, quindi la Western Conference potrebbe prepararsi a qualche upset di livello. Detto questo, ragazzi, ditemi come sempre cosa ne pensate nei commenti a questo video. Ho fatto un video in cui parlo a ruota libera, modalità Teddy, e quindi ragazzi ditemi sempre cosa ne pensate, mettete un like se vi va, continuate a seguirmi, arriveranno presto altre storie. Un saluto, il Franz.